Ed eccoci qua ragazzi in un nuovissimo video di Cucina Spicciola. Oggi andremo a fare una ricetta che teoricamente, l'ho detto pure l'ultima volta, con latte condensato, ma in realtà poi è durato 11 minuti e 15 tipo. Una ricetta che durerà veramente veramente poco. E voi direte che cosa è? In realtà non lo direte perché l'avete già letto nel titolo e l'avete pure visto nella copertina, quindi non state dicendo niente voi. Però io sto facendo finta che voi lo state dicendo, pazzo. In modo che così aumentiamo i minuti e lo faccio arrivare di nuovo a 11 minuti e 15, no? Perché io sono diventato bravo ormai ad allungare il... Se dicevo brodo durava meno e quindi ho fatto per allungare ancora di più. Io sto continuando a dire queste cose per allungare ancora, ma sono troppo bravo. Adesso comunque procediamo con la ricetta, perché c'ho un'arancia in mano, perché come avete letto dal titolo faremo appunto un'insalata di cavolfiori. Ma quindi cosa? Andiamo a prendere adesso i nostri cavolfiori, perché i nostri cavolfiori nell'insalata ci stanno bene. Che cosa ci servirà per questa ricetta? Non lo so nemmeno io, vi darò delle quantità totalmente a caso. Utilizzeremo 5 arance, anche se in realtà in questo momento ne state vedendo 2, ma ce ne sono ben altre 3, se no non sarebbero 5. So fare i conti che sono bravo. Poi utilizzeremo 2 finocchi, se vedete qui gli ortaggi, che ovviamente utilizzeremo il cuore, non utilizzeremo appunto troppo la parte esterna, perché la parte esterna è quella un po' più e quindi poi che cosa utilizzeremo per condire un'insalata di arance e finocchi? Dell'olio, del sale e del pepe. Incredibile signori, una ricetta molto difficile. Vabbè, comunque sto facendo comunque un'idea giusto di un'insalata estiva, perché appunto ci sta a mangiarsi un'insalata d'arancia d'estate messa nel frigorifero bella fresca. E quindi niente, procediamo con la ricetta che, come potete immaginare, è una cavolata. Comunque adesso procediamo con lo sbucciare le nostre arance. Quindi togliamo un cappellino e togliamo l'altro cappellino, in modo che siamo pronti ovviamente per metterceli. Ah no, ce l'ho già il cappellino, cavolo. Vabbè, pazienza, se non c'aveva il cappello avevamo dei cappelli, però abbiamo il cappello, quindi niente cappello. Adesso procediamo con lo sbucciare totalmente la nostra arancia e quindi adesso ci passiamo il tempo a togliere la buccia. Quindi l'arancia l'abbiamo sbucciata. Adesso procediamo con lo sbucciare tutte le arance. Non c'è bisogno che vi faccio vedere ogni singola arancia. Sapete pure come si sbuccia un'arancia, no? Io l'ho scoperto oggi. Le sbucciamo tutte e ci vediamo dopo. Ragazzi, comunque guardate come riesco a sbucciare un'arancia tutta in un singolo colpo. Vedete? Sono troppo bravo ragazzi, non l'ho mica fatto mentre non c'era la telecamera che mi inquadrava. Assolutamente no, sono semplicemente molto bravo io. E come vedete sono riuscito a sbucciare un'arancia in pochissimo tempo. Troppo bravo. Quindi adesso tagliamo le nostre arance dopo averle sbucciate tutte. Quindi tagliamo uno spicchio, tagliamo di nuovo un altro spicchio, tagliamo di nuovo un altro spicchio. E così ci potrebbe anche bastare. Le facciamo tutte allo stesso identico modo. E adesso lo tagliamo a dadoni belli grandi, che non deve essere troppo piccola, no? Lo tagliamo in 4, ma anche in 3 forse, eh? Dipenderà da quanto è grande il pezzo d'arancia. Quindi ora tagliamo l'altra metà di arancia. Tolgo comunque tutta la parte bianca, quella che vedo un po' che è troppa perché è fastidiosa poi da mangiare, e poi continuo a tagliarla allo stesso modo. Si può anche trovare qualche seme dentro l'arancia, ovviamente togliamolo. Adesso procediamo col pulire il finocchio, quindi ci andiamo a togliere tutti i nostri gambi, ok, e ci togliamo pure la parte del chiulo. Poi togliamo giustamente la parte esterna, che ovviamente non si magna. Questo qua invece va bene. Io tolgo ancora un'altra volta la buccia, perché voglio prendere proprio il cuore del finocchio. Sì, perché il cuore è bello dolce. Esatto, oltre al fatto che è più buono, pure di consistenza. Quindi finiamo di togliere tutta questa parte che ovviamente non si magna. Quindi adesso tagliamo prima a metà questo qui e poi lo facciamo a rondelle. Rondelle? Non sono rondelle queste. A julienne, diciamo. Come lo si può dire se no? A Filippo. A Filippo. Ecco, lo facciamo a Filippo. Poi questo dipende da gusto personale, ragazzi. Se lo preferite un po' più grande e non vi dà fastidio, lo tagliate un po' più spesso. Se lo preferite un po' più sottile, lo tagliate un po' più sottile. No, fate voi. Noi lo preferiamo medio, diciamo. Non troppo sottile e nemmeno troppo spesso. E ora andiamo a tagliare pure l'altro.
Ok, togliamo al solito pure questa parte. Comunque in tutto ciò è bellissimo che le cose le prendo e sembra che me le nascondo, ma in realtà le sto buttando, ed è bellissima questa cosa di questo tagliere. Che vi ricordo che lo troverete qui sotto in descrizione su Amazon, alla modica prezza. Che cosa? Al modico prezzo di... Io l'ho pagato 45, non so quanto è salita a 50. Ho visto pure io che era salita a 50, però magari quando lo vedrete sarà di nuovo a 45, chi lo sa. Comunque è parecchio bello e ottimo, secondo me, di qualità. L'ho pagato 45 euro, ma ci rivale tutti. Lo tagliamo nuovamente a metà e ci togliamo il, diciamo, la parte con se mangia, o lo diciamo in italiano. Francese questo. Questa era la parte un po' più francese di me. Ok, come vedete adesso abbiamo tagliato tutto il nostro finocchio e adesso lo andiamo a mettere nell'insalata. Ho notato che forse è troppo finocchio per queste poche arance, che ricordiamo sono soltanto 5. Esatto, dovevano essere magari un pochettino più di arance, però magari la facciamo noi un po' più ricca di finocchio, non è un problema. Senti, ragazzi, lo mettiamo tutto, comunque verrà un po' più ricca di finocchio, ok? Freghiamocene. Voi, se in caso volete fare la stessa quantità, mettete circa altre 3-4 arance. Io ci avevo solo 5 arance perché se le sono mangiate. Vabbè, dai, tanto è un ortaggio che fa bene. Esatto, è buono. Adesso procediamo col mettere un pochettino di olio. Un pochettino però, non 4 litri, no? Anche se sembra che non messa assai, non è così tanto. Ci andiamo a mettere un po' di sale. E per ultimare un po' di pepe. 15 minuti dopo. Mezz'ora dopo. 45 minuti dopo. Vabbè, sto scherzando. Forse. Mettiamo un altro po' di olio perché questa manna in più di olio ci fa venire tutto più buono. E un altro po' di sale perché il sale non guasta mai. E adesso ci diamo a tutto una bella arrinata. Ora ovviamente questa insalata qua andrà messa nel frigorifero e andrà fatta riposare per una notte in modo che si prenda tutto di sapore. Sempre se non sparisce, ricordiamo. Esatto. E soprattutto in modo tale che diventi bella fredda, perché appunto un'insalata da mangiare assolutamente bella, 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 bella fredda. Comunque un'ottimissima ricetta estiva questa, eh? Esatto. È facile da preparare, è veloce, è buona ed è rinfrescante perché, come aveva detto lui, va nel frigo. Esatto. Comunque, raga, fatto ciò, dopo che l'abbiamo mescolata per bene, la mettiamo in frigorifero per tutta la notte e anche fino probabilmente a domani a pranzo, e poi la faremo assaggiare al solito a tutti. Quindi ci vediamo all'assaggio. Ragazzi, siamo qua pure per assaggiare adesso quella buona. Signori, siamo qua per assaggiare quella buona. Esatto, perché quella di prima in realtà, vabbè, non lo diciamo, sabato vedrete alle 15, già l'ha assaggiata lui. Magari ti dovresti prendere pure un po' di finocchio, no? Ah! No, non si dice, mi dissocio. È il... l'ortaggio. Ah! L'ortaggio. Mi dissocio. L'ortaggio. Non ho capito. Quel cavacca buono. Venuta bene. Buonissima. Ora assaggio pure io, anche se in realtà di solito non è che mi faccia impazzire a me. No, mio fratello non la mangia. Le insalate mi fanno cacare. Mamma la fa più buona, però è molto buona. Perché non so quanto sale ci mette di solito lei. Però è buona. È molto molto buona. È molto... Io non la mangio di solito, però è molto buona, anche se non me la continuo. È molto refresh. Provatela. Vi consiglio di consigliarla ai vostri amici. Non ho capito. Comunque... Cioè, voi non la fate, ma consigliatela. Esatto. Comunque vi ripeto che è un, appunto, un'insalata molto estiva che serve appunto a rinfrescare. Se volete la provate. Adesso passiamo all'assaggio di mio padre e basta. A dopo. Questa è, mi piace sicuramente di più, perché l'ho mangiata sempre. Voi, lui sta parlando così per una cosa che vedrete la prossima settimana in realtà. Comunque, assaggiato la prossima ricetta che vedrete mercoledì prossimo. Io non so quanti di voi ha mai fatto l'insalata di arance in questo modo. È, ripeto, è una ricetta siciliana, quindi magari non si conosce al nord, non lo so, magari in realtà si conosce. Qui ci manca effettivamente un po' di cipolla. Cipolla? Sì. Che io non ne mangiavo, sono contento che lui l'abbia fatta in questa maniera. Ma questo tipo di insalata ci va la cipolla calabrese, quella rossa. Se la fate, ragazzi. Ma quella di Tropea, dici? Sì, quella di Tropea. Ah. È eccezionale.
In caso provatela pure con la cipolla di Tropea, che sì, sì, sicuramente sarà spettacolare. Eccezionale. Io non ci ho nemmeno pensato, sinceramente, perché in realtà... sono arrivati, è arrivata una donazione da quel sito là, ragazzi, che non possiamo nominare. Deborah 88 ha donato 5 euro. Buon appetito. Grazie mille, Deborah. Comunque, in tutto ciò, mio padre sta apprezzando tantissimo perché sta continuando a mangiare. No, a me piace questo tipo di pietanze. In ogni caso, ragazzi, spero tantissimo che il video di oggi vi sia piaciuto. Noi ci rivedremo ad un prossimo video. E ciao, ciao. Ciao, ragazzi. Quindi, ragazzi, adesso semplicemente. No. Quindi, ragazzi. No. Che devo fare? Quindi, ragazzi. No, devi essere serio. Ma prima è...